Ciao Laura! Senti, Ciao Armando. c'è un motivetto che viene canticchiato per la città, che roba l'è? Allora, è la nuova canzone sulla quale abbiamo fatto un video che andrà in onda in anteprima domani sera sulla sala con un megaschermo. E su questa canzone di Pharrell Williams abbiamo fatto ballare un po' di personaggi pistoiesi. Avete cercato anche di far ballare me, ma è stata una cosa Allora, sì, proprio Armando ha provato impossibile. con Charlie Dadoli, chiaramente, però diciamo che ci sono stati un po' di problemi Meno tecnici. male. O troppo bravo o troppo scarso, via, No, diciamocelo. diciamo che Charlie non andava troppo a Ecco, tempo. diamo la colpa a Charlie, vai, meno male. Senti, e poi start-up, idee, iniziative nuove in questa città, insomma, sei all'avanguardia, via, va un Sì, po', va siamo sempre un detto. po' da fare e abbiamo fatto questo video per lanciare questo nuovo metodo per raccogliere fondi per le aziende per innovazioni. Quindi qualsiasi azienda che ha un'idea potrà farla attraverso una piattaforma e accettare le donazioni di chi riterrà un buon progetto, il progetto che vuole farsi finanziare. È una cosa un po' complessa, comunque la spiegheremo volta a volta via via nella nostra pagina Facebook di Epipistoia. E quindi diciamo, vogliamo dare una spinta a questa economia. Sì, all'economia, al positivismo, alla rete, ai network, quello in cui abbiamo sempre più creduto fondamentalmente. Ecco perché appunto ha detto una parola importante, positivismo. Ma bisogna essere positivi, lo possiamo essere in questo momento con questa crisi dell'economia, con la disoccupazione, anzi l'inoccupazione giovanile, quindi giovani che non sanno neanche che cos'è il lavoro, il mondo del lavoro, che non hanno prospettive. Ma sai, noi abbiamo messo su questa azienda in questo periodo, quindi è dal 2009 che ne sentiamo parlare, però io penso che se una persona è happy, comunque qualcosa fa di sicuro. Quindi con un sorriso si riesce forse a fare No, qualcosina? appunto, con positivismo, credendoci, e insomma io ci ho sempre creduto e vedo che insomma io e Lara dandosi da fare abbiamo fatto qualcosa. Senti, c'è questo, la comunicazione, cioè il mondo ormai gira intorno al web, gira intorno ai social, gira intorno anche a una comunicazione che è happy, che ha un basso costo, però basta averne voglia, basta forse anche lasciare in ufficio la giacca, la cravatta e entrare in questo mondo di comunicazione delle persone. E le aziende Assolutamente non lo sì. fanno tanto No, facilmente. le aziende non lo fanno, sono molto indietro da questo punto di vista e non hanno ancora capito che comunque il canale social è un canale che sta portando veramente tanti traguardi e diciamo è impossibile in questo momento restarne fuori. Senti, ti porto in un campo che è un pochino diverso dalla tua attività, però è una cosa della quale se ne parla tantissimo. Le recensioni. Ristoranti, hotel, tour operator sono preoccupatissimi di quello che viene detto in rete. Cioè gli piacerebbe che la gente ovviamente comprasse, gli piace gli acquisti online, gli piacciono le condivisioni, però poi quando si comincia a parlare di recensioni, di voti in mano agli utenti, di utenti anonimi, di piatti sbugiardati, di camere sporche raccontato in rete, si vanno a dirare. Ma te come consumatore anche, ma Sì. ti fidi delle recensioni, le leggi, le segui? Allora, ci sono alcune piattaforme che sono veramente realistiche, quindi tutto quello che leggiamo è veramente recensito dall'utente. Chiaramente altre sono un po' manipolate perché chiaramente chi paga ha sempre una buona recensione, quindi dobbiamo stare un po' attenti a quello. Però diciamo che in linea generale, se ci sono 10 recensioni e 7 ne parlano male, significa che un buon prodotto sicuramente non è stato fornito. Ecco, e poi in realtà in questo campo c'è anche una startup toscana e anche un pochettino pistoiese.
stai rivolgendo a Frippi? Non lo so, dimmi te. Sì, questo è un altro progetto a cui stiamo lavorando, che è questa piattaforma per far viaggiare la gente, le persone gratuitamente, in cambio di recensioni e di feedback, di foto o comunque di attività Però qui social. parliamo di recensioni reali, quindi Sì, non parliamo di assolutamente di recensioni recensioni. vendute sotto banco, ma Di l'utente che recensioni ci mette la reali faccia. che vengono automaticamente postate su Facebook, quindi non c'è scampo di non dire la verità, perché ne resta prova. E le persone, facendo queste attività nei posti dove vanno, nei prodotti che testano, acquistano punti e con questi punti poi possono, comprarsi i servizi che vogliono su questa piattaforma, che sono stanze di albergo, piuttosto che una cena al ristorante, un'entrata a un museo. Stiamo cercando di realizzare questa cosa, è già partita, adesso ci sarà la seconda versione e sarà lanciata tra un pochino da un'altra campagna pubblicitaria. Senti, l'ultima domanda. Fra qualche giorno, l'8 di giugno, se non sbaglio, il centro di Pistoia diventerà per un giorno verde. Sì, un'altra grandissima iniziativa, non nostra, ma di uno studio che è uno studio di architetti giovani e molto brillanti. Un'altra volta avremo il Pratino, come diciamo noi in città, e sarà sicuramente una bellissima domenica da passare, innovativa, dove tutti hanno partecipato, tutti i commercianti del centro, con entusiasmo, il Consorzio del Turismo. So che hanno fatto un grande, anche gli sponsor si sono uniti ed hanno sviluppato anche altri eventi collaterali, quindi non ci sarà solamente il Pratino, ma ci saranno altri eventi per tutta la settimana. Una città che si sta muovendo comunque nel piccolo. Nel piccolo mi sembra che proprio siamo ritornati a un senso di appartenenza, quindi si sta cercando di fare qualcosa nel proprio piccolo e non cercare di portare le proprie idee a Milano piuttosto che a Roma, quelli che sono stati un po' sempre centri nevralgici della comunicazione. Noi stiamo cercando di farlo qui, questo non vuol dire non essere meno bravi, diciamo che teniamo la nostra città e vorremmo che tutti ne capissero gli aspetti positivi. Qualche giorno fa, poi ti lascio davvero, c'è stata anche l'iniziativa La Toscana in Bocca, 25.000 persone che si sono messe a visitare, a degustare, a mangiare questa kermesse enogastronomica che per qualche giorno forse ha portato la Cattedrale Laica di Pistoia a essere il più grosso ristorante d'Italia. Assolutamente, su questo devo togliermi il cappello perché è stata una grandissima iniziativa, anche io ci sono stata 2 o 3 volte a mangiare e è stato colto proprio l'aspetto, cioè l'importanza del culinario, no? Quindi sappiamo, si dice sempre anche in politica, alla fine non ci sono soldi ma la gente è sempre a mangiare, è sempre una cosa che tira. Anche noi avevamo avuto questa idea, poi meno male c'è stato qualcuno che l'ha messo in pratica, ha sfruttato tra l'altro un posto come la cattedrale che non viene mai sfruttato e questa è una cosa importantissima e ci sono state 25.000 presenze. Questo secondo me è un grande segno che quando fai qualcosa che piace, che può piacere alle persone e comunicato bene, i risultati si vedono e questo è stato un grandissimo risultato per tutti. Benissimo, io ti ringrazio, ci vediamo presto per parlare di Pistoia e di comunicazione. Ciao Armando, grazie a te. Ciao Laura.